ragazzi, bentornati al Gormiti Show! Johnny, oggi iniziamo proprio con il bozzo. Sì, abbiamo schierato i nostri eroi. Allora, io del popolo dei cristalli schiero Avok, il demolitore. Io invece del popolo dell'oceano schiero Achilos, lo stregone dell'oceano. Allora, c'è da dire che Avok intanto è diventato ancora più forte grazie all'energia alfa. E sempre grazie all'energia alfa i suoi pugni sono diventati devastanti. Tra l'altro si dice che in confidenza, se ti arriva un pugno da parte di Avok, è come se ti arrivasse addosso un'intera montagna. Questo perché il suo pugno chiodato pesa più di 1000 tonnellate. Ma quindi è davvero fortissimo. Mamma mia, è fortissimo. E invece Achilos, sì, grazie all'energia alfa, è stata potenziata dalla sua gemma nel petto. Okay. Così riesce a colpire gli avversari in modo molto preciso e gli scatena addosso tutta la potenza dell'oceano. Wow! È fantastico! Wow. Senti, vediamoli in azione. Ok, vediamo, beh, vediamo. Sono venuto a prendere il tuo! Ah! Preso! Io ci sono riuscito davvero! Ma bravo! E adesso che cosa pensi di poter fare, minuscolo gormiano? Beh, non ci avevo pensato finora. Ragazzi! Ci pensiamo noi, Trek! Wow, Giada, sono davvero ultra fortissimi! Ti hai visto come Achilos ha sconfitto Krobok? Davvero forte, davvero forte. Ma Johnny, adesso è arrivato un momento che ti piace moltissimo. Sì, fumetti, a me piace tantissimo. Sì, leggermi. Andiamo assolutamente a leggerne lo uno. Lo sapevo, lo sapevo. Oh Giada, ora è arrivato il momento del fumetto gormitico! Ora leggiamo il fumetto del Panini Magazine numero 13. Ok, allora, pronti, il titolo è Senti chi parla. Ok, ok. Allora, vai Giada, inizia tu. I quattro guardiani degli elementi, come sempre in viaggio con la custode della conoscenza, sono arrivati nel regno del ghiaccio, dove devono attivare le colonne che permetteranno di ripristinare l'ultimo dei guerrieri Mecha. Purtroppo, però... È un'imboscata! Gas... Siete in trappola! Ehi voi, sotto con i Gloomins! Grazie al potere del cristallo del ghiaccio, ora sono in grado di aprire contemporaneamente un numero illimitato di portali d'ombra e posso attaccarvi da ogni angolazione. Vediamo se riuscirete a evitare anche questo. Prisma oscuro! Focalizzando nella sua lama i suoi poteri oscuri, Kryptus crea un enorme prisma di pura energia negativa che lancia all'interno di uno dei suoi portali. Un varco appare vicino a Aeron e il bolide d'energia negativa esce da lì a tutta velocità. Haha, schivato! Il guardiano riesce a evitarlo, ma... lo credi davvero? E così... così non è valido! Sei un vero acrobata. Chissà se ti stancherai prima tu o... il mio prisma oscuro! Mentre Aeron cerca di evitare l'attacco del Darkan, gli altri guardiani si sono riuniti sotto lo scudo di Aoki. Stavolta siamo davvero nei guai. Già, e non credo che riusciremo a scappare. Se solo potessimo contrattaccare in qualche modo. Un momento! Ho trovato la soluzione. E Kryptus me l'ha servita su un piatto d'argento. Ora vi spiego. Ho capito, va bene. Mi sacrifico io. Gormiti, potenza degli elementi, forza della roccia, combatti Ultra Hirok! E quando Omega Kryptus ci attaccherà, tu lanciati in quella direzione e... D'accordo! Io sono ancora qui, scheletraccio! Perché non provi a colpirmi? Forse con me ci riuscirai! L'hai voluto tu, eh? Prisma oscuro! Trek, per cercare di salvare i suoi amici, ha attirato l'attenzione di Omega Kryptus. Ma ora sta per essere colpito in pieno dal prisma oscuro che il Darkan gli ha lanciato contro. Riuscirà a evitarlo? Che sia arrivata la fine per Trek e Ultra Hirok?
un attimo prima che il prisma oscuro di Omega Cryptus colpisca i suoi bersagli, però il gormita della roccia sfrutta la sua incredibile agilità per evitare il colpo. Poi, grazie alle sue trivelle, scava un passaggio nella parete di ghiaccio. Scoppia roccia! È scappato! Del resto è normale, io sono il maestro della paura! Quel fifone diceva di volersi sacrificare per voi, ma alla fine vi ha solo messo nei guai. Non riuscirete mai a evitare tutti questi attacchi. Non è il momento di battere la fiacca. Forza, attaccate tutti insieme. Purtroppo per il Darkan, però... Ma che succede? Ma dannazione, cos'è stato? Semplice, sei troppo presuntuoso. Solo perché sei in vantaggio non devi sottovalutare i tuoi avversari. E ora sei tu a essere finito in trappola. Gormiti, potenza degli elementi. Energia del fuoco, combatti Ultra Saburo. Furia del vento, combatti Ultra Orion. Potere del ghiaccio, combatti Ultra Kilos. Di la verità, maestro della paura, chi è spaventato adesso? Taglio fiamma! Tempesta di ghiaccio! Freccia vento! Meglio filare! Fifone io? Senti chi parla. Gianni, questa storia mi è piaciuta tantissimo! È bellissima e tra l'altro adesso c'è un'altra storia. Giada, il titano, non possiamo assolutamente farlo aspettare perché si arrabbia. Allora, andiamoci subito! Giada! Gianni, è il titano! Il titano degli elementi che veglia su di noi! Eh sì, guarda, c'è una ragione ben precisa perché siamo qui. Perché Stefano, di 5 anni, da Brescia, ci ha chiesto di riprodurre la battaglia epica tra Lord Sol e Lord Eklos. Grazie mille, mi hai fatto un bellissimo regalo perché io amo questa battaglia e vedo già schierato dalla mia parte Lord Sol. E io ho Lord Eklos. Ok, sei pronta per questa battaglia? Prontissima! Ok, Lord Eklos, sì, parlo proprio a te. Non ti padronirai mai del cuore del titano. Invece ce la farò perché sono più forte di te. Non è vero, noi lo proteggeremo. Prendi questo, tempesta solare. Ah, ti ho schivato. Sfera del caos. Non mi hai colpito. Vengo io in aiuto. Ehi, ma così non vale 2 contro 1. Non vale. Sono Alpha Carrion. Prendi questo, Magma Blast. Bravo! Voi siete 2 contro 1! Io adesso chiamo il titano in aiuto! Ma come il titano? Il titano! Eccomi! Cosa c'è? Aspetta Giada, mettilo dalla parte dei cattivi. Eh sì, perché dovete sapere che il titano ha questo potere che tiene l'equilibrio tra bene e male. Ok, tieni. Ecco. Che cosa succede? Devi aiutarmi, loro sono i cattivi, mi hanno attaccato! Non è vero, titano! Ah sì? Non è vero, allora, titano! Adesso vi colpirò io! No! Non ascoltarli, titano! Guarda, mi metto qui in ginocchio a parlarti! Cosa c'è? Titano, non ascoltarlo! Non ascoltarli! Lord Eklos, il cattivo, credimi! Davvero? Sì, è lui che ha organizzato tutto. Vuole rubare tutti i frammenti del cuore del titano, il tuo! Il mio? Allora mi ha mentito! Sì, ti ha mentito! Vai, sconfiggilo una volta per tutte! Veniamo qua con te! No, non è vero! Sconfiggilo! Per questa volta avete vinto voi! State bene? Scusate. Giada, mi batte il cuore a 1000! Ma è stato uno scontro epico! Bellissimo, titano è davvero grandiosa. Questa forza... Sì, poi è bello potente, potente, guarda, come forte! Mi piace un sacco! E adesso Giada andiamo a salutare i nostri amici perché ci sono i loro disegni, le loro dediche e quant'altro. Andiamo che ci stanno aspettando. Dai. È arrivato il momento della bacheca gormitica. Johnny, iniziamo col disegno che ci ha mandato Ricky. Ok, mentre lo guardiamo, leggo la dedica. Ok. Ciao Johnny e Giada, potreste far vedere il mio disegno? Vi guardo sempre, mi diverto tanto. Ricky. Grazie. Grazie mille di seguirci sempre. È bellissimo il tuo disegno, grazie. Proseguo con Samuele, che ci manda una dedica, un bellissimo disegno di Irgur. Ciao Johnny e Giada, siete simpaticissimi e sono un vostro grande fan. Vi mando il disegno del mio gormita preferito, Irgur. Ciao da Samuele. Ha fatto un disegno davvero bellissimo.
Sì, è proprio disegnato Irgun. Pure la testa. Sì, che te la lancia addosso come fa Irgun. Grazie mille, noi amiamo i vostri disegni. Quindi continuate a mandarli a gormitishow.gormiti.com. Così dimostriamo in puntata. Esatto, Giada, esatto. È finita la puntata. Sì, purtroppo sì. E cosa devono fare i nostri amici? Continuare a seguirci sui nostri social. Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Mi raccomando, mettete tantissimi like, condividete il video e iscrivetevi al canale. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao.